Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Earth. Nell'ultima puntata siamo riusciti finalmente ad uscire da tutto quello che era il bordello che abbiamo affrontato per trovare dei cazzo di contenitori. Ci sono telecamere ovunque. Dove vanno a finire le immagini? Le informazioni delle telecamere di sicurezza vengono inviate all'hub di controllo del robot volante noto come Hawk. D'accordo. Oddio. E che cosa farà Hawk se io verrò inquadrato da una telecamera? Se viene rilevato, Hawk lancerà un allarme di livello 1 e tutti i robot porca, vicini saranno nel luogo in cui ti trovi. Mi sa che è successo. Se ti vede attaccare un robot, verrà lanciato un allarme di livello 2 e Hawk ti spiegherà delle forze aggiuntive. Oddio. No, raga, è pieno. Oddio! Come so qual è il livello attuale di allarme? La tua retina polimerica è dotata di un indicatore del livello di allarme. Madonna, ma... Ah, vabbè, il livello là sopra, in alto a destra. Allora, ragazzuoli, al di fuori del fatto che questo gioco è veramente stracarico di dialoghi, ed è una cosa che a me urta... Perché quando tu esplori, cioè tu, io sono stato per adesso, in questi tre episodi che abbiamo passato, siamo stati all'interno di quel laboratorio, madonna, di quel laboratorio lì da dove siamo usciti, capite? Quindi per me, diciamo, sarebbe molto figo, latte condensato, si trovano pure oggetti diversi, quindi per me sarebbe figo e soprattutto la prima volta che il personaggio, il giocatore, si trova all'esterno di questo che è il mondo. E quando ti caricano in continuazione dialoghi, non ti danno il tempo di guardarti bene intorno, cosa succede? Questo perché è un tutorial continuo su quello che ti circonda e molte cose sarebbe belle scoprirsele poi da solo, anziché essere già pronto a qualsiasi cosa, perché secondo me toglie pericolo e difficoltà al giocatore. Tipo quella gallina non sa che sta per morire. Minchia, ho canato pure due colpi. Comunque. Ok, dove cazzo è l'altro? Allora, è pieno di robot perché viviamo in un ambiente dove i robot facevano tutto. Ma, oddio. Questi tipo erano magari robot per tagliare la legna nelle fattorie. Ascoltiamo quest'audio. Sono impazziti, hanno ammazzato metà del villaggio. Cazzo, devo fare una voce. Attenzione, rilevata attività non autorizzata. Vabbè, in breve è morto. Ma c'è una pistola, un'altra? Ce l'avevo già io. Infatti ce l'ho pure potenziato. Guarda, una mucca. Che bello, oddio. Che gli ha fatto il contorno alla mucca. Wow, fantastico. Comunque dobbiamo uscire da questo villaggio. Quindi trova un'uscita. Dobbiamo andare verso di qui. Mamma mia, è pieno di robot. Penso anche di esplorazione da fare. Wow. Mamma mia, è fantastico. Per qualche motivo il collettivo ha schierato un numero sproporzionato di robot in quest'area. Ti consiglio di agire furtivamente. Sarei già dovuto arrivare al VDNH. Sechenov mi aveva detto di sbrigarmi. Un attacco frontale a alte probabilità di morte. Ho già visto sistemi di sicurezza come questo, Charles. Posso aggirarlo. Vedete questi robot messi qui sullo tipo su uno sgabuzzino, no? E magari erano tutte robot che sono entrati a massacrare quelli che erano in casa. Come si può notare da queste persone? Buon uomo. Questi qui sono robot comunque danneggiati. Vedi, sono... muoiono quasi subito, sono quasi con... hanno dei problemi. Con Giorgio. Lei vuole usufruire della stessa tecnica. Ah, corpo de corna! Però è fantastico poter vivere, appunto, entrare nelle case della gente e vedere come comunque questi robot hanno massacrato tutti. L'abbiamo anche visto nella nota che abbiamo trovato. Vabbè, era facilmente anche intuibile come situazione, però. In sto villaggio è pieno di robot, noi dobbiamo uscire. Ci consigliano di essere furtivi, perché in effetti ingaggiarli tutti è un po' un suicidio. Ok, per adesso non ci soffermiamo troppo sull'esplorazione, anche se mi tenta.
Ok, scatto A. Il blocco del modulo scatto A viene utilizzato dall'ecosistema per controllare l'accesso alle aree importanti. Solo la telecamera a dente di leone può interagire con la serratura. Un amministratore può collegarsi alla telecamera attraverso l'interfaccia più vicina. Ah, ok. Quindi posso violare quella telecamera e non so come. Io, aia, tenterei sempre. Oddio. Oh cazzo. Sperati un euro, man. È un po' un casino. Oddio, ma tira delle lame. Guardalo lì. Il problema è come mi collego all'interfaccia. Esci. C'è il casino. Scusa, è la prima volta che esco all'esterno. È molto complicato per me. Cosa c'è? Oddio, posso. Posso neutralizzarlo. No, mi ha interrotto, figlio di puttana. Dio, ma spara sto robo. Cazzo di robot aveva la gente. Poi il panico, raga, perdonatemi. Guarda come tagliavano i tronchi. La facciamo così e li disattiviamo. No? Ah, sì. Allora facciamoli così, raga. È molto più conveniente. Risparmiamo risorse. Il cancello è stato chiuso a chiave dal sistema di sicurezza. Dobbiamo riuscire a entrare. L'unico modo è collegarsi al sistema di sorveglianza. E come cazzo faccio? Fortunatamente io non ne ho la capacità. Esiste un sistema speciale di diagnostica delle telecamere CDS2 Volan che posso utilizzare per collegarmi alle telecamere. Il sistema potrebbe rivelarsi utile anche per altre cose oltre alla diagnostica. Speriamo che ce ne sia uno da qualche parte. Secondo me è questo. In questo villaggio c'è un dispositivo no, è un altro con questa denominazione. Ne sto rilevando il segnale. Usa la scansione per triangolare le sue coordinate. Tramite la scansione. Sì. Eccoti qua, Volley. Sì. Ehi, piccoletto. Beh, era già pingato. Che cazzo si dice a fare di usare la scansione se tanto lo pingano? Ah, ce n'è un altro di quello. Proviamo ad andare avanti. Vediamo se possiamo salire qua sul tetto. Ok. E noi è lì che dobbiamo andare. Il problema è come cazzo ci andiamo. Ah, c'è il tubo. Qua è il palo. Oddio. Minchia, era alto. Non pensavo. Ah, è un ascensore. Ok, ok. Non avevo capito. Ok, saliamo in cima. Questo dispositivo ci permetterà di hackerare il sistema di sicurezza? Sarebbe difficile entrare nel sistema. Vediamo, accesso proviamo. Reato. Fornire un codice valido. Dove vai così di fretta, figliolo? Ah, nonna Zina! Non ci credo! Allora non ti sei dimenticato della vecchia nonna Zina, eh? Buon per te! Ti trattano bene al complesso Vavilov? Ti piace quel piccolo arbusto grazioso che tengono lì? Quel piccolo arbusto grazioso ha tentato di uccidermi e l'ho scampata per un soffio. E ora sono bloccato qui con questo schifoso pezzo di merda di un volo. Eccoti un piccolo consiglio, figliolo. Hai bisogno di armi più grandi. Così potrai far fuori tutti quei brutti ceffi senza faticare. Giusto. Non è facile trovare armi da queste parti. Dovresti venire da me alla mia capanna. Ti troverò un progetto. Dovrebbe aiutarti ad hackerare quel Volan. Ho qui da qualche parte alcuni codici per quello strumento. La sua capanna? E Baba Yaga sarei se non avessi una capanna su zampe di gallina. Lei è davvero unica, nonna Zina. Va bene, verrò alla sua capanna. Oddio. Dalla tua torre vedi quel campo sulla collina in fondo alla strada? Vai da quella parte e aspettami lì. Non ci metterò molto. Vai, vai. È fantastico, perché nonna Zina ci darebbe un'arma in modo in grado di hackerare tutte le torrette qua. Bello, però è fantastico. Mamma mia, quanta esplorazione, quanto loot che ci sarà qua in giro. Io queste scene ve le taglio, ma sappiate che io esploro la vita qui, eh. Cos'è sta roba? Oddio! Porca puttana! Mollami, figlio di puttana! Ma...
cazzo di robot mi ha quasi ucciso. Ma che cazzo? Cos'è la... è nonna Zina? Vabbè. Beh, ora sono qui io, figliolo. Grazie dell'aiuto, nonna Zina. Allora, dove sono queste famose armi grandi? Mi serviranno. Entra, ti offro una tazza di tè. Nonna Zina è un'eroina. Assurdo. Vediamo cosa succede con nonna Zina. Là c'è la teiera, serviti. Ok, bella TV. Cosa trasmette? I cartoni. Era lei da giovane quella, no? Una gnocca. E tu cosa sei? Zitto! C'è il tuo caro Sechenov. Apri bene le orecchie. Mi è stato riferito di un malfunzionamento interno alla struttura 3826. Il malfunzionamento è già stato risolto, compagno Molotov. È tornato tutto alla normalità. Non c'è da preoccuparsi. Che sia stato risolto o meno, c'è il rischio che i nostri amici americani vengano a conoscenza dell'esistenza di questo terribile incidente. Sa che cosa significherebbe per tutti noi? Uno scandalo internazionale. Sono del tutto consapevole. È sicuro? Atomic Heart è in pericolo. Il nostro progetto. Il mio progetto. Un progetto che avevo già avviato molto tempo prima che iniziasse quella dannata guerra. Un progetto che a quel tempo non interessava a nessuno. Quanti milioni di cittadini sovietici sono morti in quel mattatoio della guerra? Ho giurato che il mondo non avrebbe mai più dovuto sopportare una cosa simile. Mi fa piacere sentirle dire che la vita umana le importa più dei suoi giocattoli, caro compagno Sechenov. Oddio, che cazzo è? Tuttavia, questo non cambia il fatto che le sanzioni occidentali ormai ci stanno lentamente soffocando. Compagno Molotov, la vita umana mi importa più di qualsiasi altra cosa al mondo e le assicuro che lo sfruttamento capitalista sta per finire. Presto la classe operaia occidentale si libererà per sempre dal suo oppressore. Compagno Molotov, le posso assicurare che ho presente fin troppo bene quali siano i miei doveri. La polimerizzazione dell'intera popolazione sovietica, il lancio della rete neurale Collective, nonché il progetto Atomic Heart. Di che doveri sta parlando, compagno Sechenov? Forse non si rende conto che se per caso gli americani scoprissero che i suoi robot possono passare alla modalità combattimento, allora il suo bel progetto finirà nel cesso. Le posso assicurare che non lo scopriranno mai. Lo ripeto, il malfunzionamento è stato sistemato. Caro compagno, forse alcuni dei membri del Politburo saranno anche disposti a crederle sulla parola in quanto membro onorario dell'Accademia delle Scienze. Ma a me la sua parola non basta. Questo cosa significa? Il Politburo ha deciso e mi ha ordinato di dirigere una commissione speciale per indagare sul suo malfunzionamento. Per questo motivo, più tardi ci recheremo alla sua struttura. Sono stato chiaro, compagno Sechenov? Comunque se... il partito lo ritiene necessario, compagno Molotov. No, uno, allora... già uno che si chiama Molotov comunque, ma non fermiamoci. Porca troia, nonna Zina, come diavolo fai? Come accedi a questa roba? È una connessione roba? Diretta. Occhi e orecchie dappertutto, dolcezza. Chiama. Non pensarci, non sono affari tuoi. Poi hai del lavoro da fare. Che nonna Zina. Che cazzo fa ad avere tutte queste... Ho pronto un regalino per te. È nell'angolo. Sai cosa fare con i codici Volan, giusto? No. Prendi anche questo progetto. Se vuoi, puoi darlo alla mia riparatrice. Guarda che non morde, a differenza della tua ragazza. Che cosa? Ragazza? Signora è adorabile. Cosa? È il progetto, sbloccato Dominator, quindi è questo qui che quindi devo... maggiore. Ma vediamo un attimo, la telecinesi, no? Noi abbiamo la possibilità, telecinesi di massa, potenziamento dell'unità che ti permette di chiudere in morsa tutti i nemici nell'area, ma...
Perdonatemi, io ho sempre amato la telecinetta. Installa. Ah. Con Q. Quindi vi faccio lo scatto. Ah, ma posso usarli tutti però, mi sembra di aver capito. L'unità neurologica può far accelerare i tempi rilasciati infliggendo loro danni da caduta con 70 neuropolimeri. Vai, vai, dai. Faccio il raggio. Vabbè, qua non posso colpire in quest'area. Penso che trovo qui i materiali comunque. Guarda, guarda quanti proiettili di Kalash. Aspetta, l'ATV trae con Stockhausen, vero? E a lei chi gliel'ha detto, eh? Un uccellino. Digli che se non avesse desiderato la donna altrui, le cose sarebbero diverse. Ok, non so di che cosa lei stia parlando. Attenzione. La strada è molto lunga. E comunque penso che questo sia lei. Ah, sta minchia nonna Zina. Ok, io posso in teoria andarmene. Apri i cancelli del villaggio. In teoria me l'ha già dato. Ma chi è questa nonna Zina? È una domanda a cui è difficile rispondere, compagno maggiore. Non l'ho mai conosciuta. Davvero? Pensavo che la conoscessi. Come mai? Non hai proferito parola mentre parlavamo. Ho pensato che non volessi che lei sentisse la tua voce. Ho deciso di non rivelarmi finché non avrò capito con certezza da che parte sta. Ah, senso. Porca Quindi, puttana. Cosa mi sai dire di questo progetto Atomic Heart di cui stava parlando il dottor Sechenov, compagno Molotov? Non ho informazioni al riguardo. Dovresti chiedere al dottor Sechenov. Ok, vediamo. Finalmente siamo nel sistema. Oh. Possiamo vedere tutto il posto in questo modo. Cerchiamo la telecamera giusta. Penso sia questa. Allora, noi siamo... No, questa cos'è? Telecamera... No, quella del cancello, se non sbaglio... no, quale può essere? Oddio, guarda che bello. Possiamo scansionare. Aumentare lo zoom. Noi siamo lì, no, siamo completamente fuori zona. Penso sia questa allora. Quella del cancello. Direi di no, vediamo. Ah, perché non la fa? Ah, devo solo cliccare, io tengo premuto, ecco perché sbaglio. No. Un po' più indietro. Okay, eccolo qui. Ok, apriamo il cancello. Perfetto. Quindi le telecamere hanno accesso a sta roba. Ma fantastica, ragazzi, sta roba. Perfetto, quindi possiamo proseguire. Poi ci potenziamo un bel po'. Comunque abbiamo un mare di proiettili. 41 colpi per qua. Mi fa piacere che si trovano questi colpi, che significa che possiamo anche andare con queste armi. Anche se io sono sempre tentato da risparmiare. Fammi... Compagno maggiore, in base ai dati sul livello di allerta del nemico, sei fregato. Oh cazzo. Già livello 2. Oh! No! No, raga! Ma è fantastico! Bellissima la telecinesi, raga, sappiate che... Continuano a sbucare! Lui sta trasportando un robot bombo da uno stabilimento vicino. Sappiate che uno dei miei poteri preferiti, se non il mio preferito, quando si parla di un gioco comunque con dei poteri, roba così, è sempre stata Neuromed. La telecinesi. Mi serve del Neuromed. Perciò io amo sto tipo di roba qua. No. Che due coglioni, è pieno di telecamere. Cagare, mamma mia. Fantastico, ma uno ne abusa di ste robe. Attenzione maggiore, il nemico ha aumentato il livello di allerta. Vai, 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 eliminiamo questo. Non sono messo benissimo. Ok, vediamo se riusciamo a farci furtivamente questo. Questo è tosto. Oddio. No, non si è sgamato. Porca puttana. Ma togliamo molto di più, raga. Cosa ci siamo evitati? Oddio. Calcio della vita. Io avevo letto una recensione dove dicevano...
che comunque i poteri non erano, cioè non ti andava di usarle, ma qua tra il fatto che sia fighissimo usarle, tra il fatto che comunque siano anche forti, vedo il motivo per cui uno non dovrebbe ritenerli necessari. Guarda qua, proiettili. Mi fa piacere pure che troviamo abbastanza colpi, che all'inizio pensavo di che era un gioco più da sfruttare sui poteri, invece puoi anche usare le armi. Quindi, bene o male, queste cose qua si vanno ad adattare a qualsiasi tipo di gameplay. Quindi se io voglio giocarmela così, posso farlo. Ma posso anche giocarmela risparmiando risorse o con i poteri stessi. E alla fine i poteri vanno potenziati, non so perché hanno detto una roba del genere. Però a me sto gioco, più ci gioco e più mi diverte giocarci. Anche innovativo, se lo vogliamo mettere così. Cioè, il primo gioco che io gioco così. Poi magari ce n'è qualcun altro. Sto prendendo a fuoco. Maledizione. Per me è abbastanza innovativa come roba. I robot così di pattuglia, che sono tutti robot alla fine, una specie di elettrodomestici, mettiamolo così. Magari troviamo, tipo, questi qui sono robot tipo lavoratori. La gente usava questi robot qui per tagliare la legna in queste fattorie, diciamo. E durante la ribellione dei robot vediamo tutte queste altre situazioni. Allora, questo robot mi dà chimica, neuropolimero e parti metalliche. Vieni qui, merda! La mamma mia, il calcio rotante del giaguaro. Però questi qui sono robot militari, cioè perché. Però vedi, Sechenov parlava di una roba che ha creato dei robot tutti dotati di una modalità combattimento, quindi non per forza sono militari. Ma un semplice robot come quello lì che taglia la legna, come vedete, ha il braccio per permettergli anche di attaccarti. Certo che però qualcosa sotto deve esserci, perché se tu crei qualcosa che serve per tagliare la legna, perché dargli anche una modalità combattimento? Cioè, perché aggiungere questi rischi? Può essere sempre un malfunzionamento, una roba. Una qualsiasi roba potrebbe creare comunque molti problemi. Aumenta slot. Ah, aumenta i danni, latte condensato, oddio. E quindi adesso faccio più male. Raga, ma di che stiamo parlando? Ma che gioco è? Ok, salgo. No, raga, è fantastico. Giocare con questi poteri così proprio è una cosa che mi piace. Oddio. Buongiorno. Vai a cagare. No, questo qui era un. Questo era un duro una volta. Mamma mia, qua di roba. I robot ci hanno tolto dall'orlo del baratro dopo la peste bruna. Un decennio dopo è normale che la gente pensi che i robot civili siano affidabili. È davvero un peccato. È normale però che. Guarda qua il devasto, raga. Si può salire da quella roba lì. Ti scoppiano i palloncini? No. Ci sono piccoli dettaglini che potevano aggiungere, però. Questa musica in sottofondo sta rompendo i coglioni. Attenzione. Oh! Devo aver paura? Saluti, compagno. Benvenuto a bordo del Vortex. Lo straordinario treno ad alta velocità e il fiore all'occhiello del sistema di trasporto della struttura 3826. Allora, noi dobbiamo raggiungere il VDNH. Devo raggiungere il VDNH immediatamente. Sarà mio piacere, compagno. L'attuale carico della linea ferroviaria è 0%. Puoi partire immediatamente. Ah, fantastico. Fantastico, andiamo. Sempre che tu abbia acquistato un biglietto. Un biglietto? Un cazzo di biglietto, sei stupido? Ci sono cadaveri ovunque. C'è un protocollo di emergenza in atto sull'intera struttura. Fai partire il treno ora. Secondo la legge sovietica, viaggiare gratuitamente è consentito soltanto alle donne incinte e alle persone con disabilità. Non rilevo alcun segno di gravidanza.
Mostrami un documento scritto dal ginecologo. Li faccio vedere io dei segni di gravidanza, pezzo di merda! Se hai una disabilità mentale, mostrami il tuo certificato di disabilità. E adesso basta, sei fottuto! Compagno Maggiore, ti prego di notare che questo Raffic in particolare non è un sistema autonomo. Si tratta del treno ad alta velocità Vortex. Distruggerlo significa disattivare permanentemente il treno. E va bene, va bene, va bene. Ascolta, stupido pezzo di spazzatura, dove lo compro? Un cazzo di biglietto? È bellissimo. Puoi acquistarlo nella biglietteria più vicina. Ci sono sconti speciali per passeggeri in viaggio con bambini. Quale biglietteria, testa di cazzo? Sono chiuse, sono tutti morti! Nessuno sta vendendo biglietti! Secondo la legge sovietica, viaggiare gratuitamente è consentito soltanto alle donne incinte e alle persone con disabilità. Sbrigati, coglione! Di questo passo dovrò andare a piedi fino al VDNH. Vabbè, d'accordo, d'accordo, dai, abbiamo capito. D'accordo, va bene, me ne vado. Dobbiamo... Cosa diavolo dovrei fare adesso? Dobbiamo provare delle biglietterie. Visire ogni singolo corpo della zona. Ti consiglio di parlare con le vittime. Raga, non ci resta che tentare di tutte le biglietterie vicine, scusa. Mamma mia, li ho spasciati, raga. Ok, vediamo se mi sanno dire qualcosa le vittime. Non posso, proprio non posso. Non posso andarmene da qui. Non hai un biglietto in più, vero compagno? Un biglietto? Sì, ho un biglietto. Ma è inutile! Come mai? Perché la stazione è maledetta, non lo vedi? Userei un'altra parola, ma non voglio turbarti. Non c'è nessun'altra spiegazione pratica, è una maledizione, te lo dico io. Prima dormo troppo, poi mi dimentico i documenti e l'orario di partenza e poi per poco non perdo il treno. E poi, quando arrivo qui un minuto prima della partenza, tutto mi si gela di fronte agli occhi. La stazione è maledetta! Perché non lasci che ti aiuti a sbarazzarti del tuo biglietto maledetto e delle tue superstizioni, compagno? Prendilo! Prendilo e spezza la maledizione! Grazie, non sono troppo sicuro sulla maledizione, però. Ok. In qualche modo questa vittima aveva il biglietto, quindi possiamo ritornare a vedere se possiamo. Allora, sei sicuro di essere? Ecco il tuo biglietto, va a cagare. Ecco il tuo biglietto. Adesso accendi i motori. Il tuo biglietto è scaduto. Il tuo treno è partito 4 ore fa. Non ci credo. Cambia il biglietto scaduto in biglietteria. Mi prendi per il culo scaduto? Qui erano già morti tutti 4 ore fa! Hai fatto avanti e indietro tutto il tempo! Accendi i motori prima che ti prenda calci in quel culo di metallo! Viaggiare con un biglietto scaduto è una condotta che non si addice a un cittadino sovietico. Cambia il biglietto scaduto in biglietteria. Ingoialo e schiatta, stronzo gigante! Porca puttana, raga. Dobbiamo cercare di trovare un biglietto che non sia scaduto. Ma che due coglioni. Vediamo. Aspetta, c'è un'entrata sul retro. Poi in cucina. Ma guarda cosa mangiamo. Vabbè, il porco ci sta. Oh oh. Poi eventualmente possiamo passare. Fammi dare un'occhiata veloce qua. Rotta tutto. Questo sembra uno proprio che aveva i biglietti, eh. Forse chi li vendeva. Bene, non ci resta che passare da questo lato. Forse ci collega poi sopra. Ok, vediamo se questo sa dirci qualcosa. Potrei avere il tuo biglietto, compagno? È un'emergenza. Sei vivo? Allora scappa! Puoi farcela! Vattene da qui! Non posso, sono quello che sistemerà le cose. È esattamente quello che abbiamo pensato quando hanno fatto partire l'allarme. E adesso ci stiamo nascondendo invece di aggiustare i robot. Vabbè, immagino che il tuo biglietto sia scaduto. Immagino che il tuo biglietto sia scaduto allora, giusto? Ho un abbonamento mensile. È già passato un mese. Da quanto tempo sono qui? Non è passato un mese. Ti spiace se prendo in prestito il tuo abbonamento, compagno? A te non serve più e quel Raffic del cazzo sul treno mi sta rompendo i coglioni. Hai visto un Raffic? Non avvicinartici per nessun motivo! I Raffic ti uccidono se provi a parlarci. Ok, me ne sono accorto, vabbè. Me ne sono accorto. Parlare con quell'imbecille di metallo mi sta facendo venire voglia di ammazzarmi.
Quindi, che mi dici di quell'abbonamento? Cioè? Me ne dai? Hai o no un abbonamento? Ce l'ho! Prendilo, è nella mia tasca, io non riesco a prenderlo. Ci penso io. Grazie, compagno. Ok. Non avvicinarti ai Rafik, sono pericolosi. Ma non ho un cazzo, vabbè, però l'ho preso. Ok, e abbiamo finalmente l'abbonamento. Questo fa capire come comunque molti di loro non si ricordano. Non si può uscire da qui? E quindi abbiamo capito che qua tutto è stato attaccato un paio di ore fa. Quindi già un biglietto di uno di 4 ore fa è già morto. È tutta una situazione fresca. A differenza magari all'inizio mi sembrava un po' simile a Fallout per quanto riguardano alcune cose. Solo a livello di ambientazione pensavo che era un po' post-apocalittico. Però su Fallout affrontiamo il mondo apocalittico dopo qualche secolo. Mentre qui è tutto fresco. È tutto successo da poche ore per adesso. Partirai adesso, sanguisugo? Perché non mi hai segnalato di essere in possesso di un documento da viaggio, compagno? Potrebbe accelerare la partenza del treno. Forse perché prima non ce l'avevo. Stai dicendo che questo non è il tuo biglietto? Viaggiare con un biglietto altrui è una condotta che non si addice a un cittadino sovietico. Che cosa hai detto? Per favore, non preoccuparti. Avendo analizzato la situazione, sono giunto alla conclusione che tu sei un agente delle forze dell'ordine che sta indagando su una situazione di emergenza. È ovvio che ti è consentito viaggiare gratuitamente, viste le circostanze attuali. Dici sul serio? Siediti pure su un sedile libero qualunque. No. Il treno partirà tra 10 secondi. Wow! Abbiamo appena assistito a un miracolo della scienza. Il treno è in partenza. Prossima fermata, stazione di Sudnechnaya. Charles, la morte del professor Zakharov mi sembra lineare. Perché sei così sospettoso? Ne abbiamo già parlato. Ci sono troppe domande che non hanno ancora risposta. Io devo arrivare in fondo a questa storia. Sechenov è l'unica famiglia che mi rimane, ok? Lo capisco, compagno maggiore, ma a cosa devi arrivare in fondo? Non riesco nemmeno a immaginare Sechenov che ammazza il suo migliore amico. Assurdo! Perché avrebbe dovuto? Perché? Beh, forse perché Zakharov l'aveva tradito, come gli altri suoi colleghi, la dottoressa Filatova, per esempio. Filatova andava dietro a Petrov, è una donna innamorata. Non pensava con lucidità. Ma che cazzo? Che diavolo è qualcosa? Dio. Oh, cazzo di crostini! Aspetta! Non ci credo, sul serio! Stazione di Sonnecinaia. Prossima fermata. Stazione di Yamashiko. Mamma mia. Maria, occhio. No. Non c'è tempo per un riposino. Alzati e mettiti al sicuro, Stock. Che cosa ha detto Sechenov? Ok, ha detto... Sputa e rospo. Ha detto che il compagno Molotov sta venendo al VDNA. Tieni giù la testa. Mamma mia, raga. Il compagno Sechenov vuole che tu ci vada subito e dia il via a un'esercitazione di emergenza, ok? E per quale motivo? Comunque va bene. Qualcos'altro? Sì. Il compagno mi ha anche detto di darti questo. Questo tornerà utile. Che schifo è? Sei un soldato. Il tuo compito è coprirmi. Che cosa fai? Quindi coprimi. Eh? Aspetta, dove vai? Guarda come se la tagga. Oddio. Fidersen! Ma... ma che basta? Figlio di puttana. Un robot di merda. Oh, ma è resistentissimo. Oddio, ma cosa... è diverso dagli altri. Oh. È bello qui. Mamma mia. Proprio come a Mosca. È meglio in effetti. Terreni di prova. Ok. La mia progettazione. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio ci salutiamo qua. Il gioco è
Raga, è fantastico, fantastico. Vi ricordo che è gratis su Game Pass, se volete giocarlo fate l'abbonamento, ci tryhardate, se trovate pure l'abbonamento con un euro lo giocate. Signori, alla prossima, ciao belle mie.